sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Agosto 1512, il duca della Rovere entra in Garfagnana con 500 soldati di Ventura e in nome del Papa Giulio II della Rovere, suo zio, invade tutta la Garfagnana. Quattro paesi li resistono, uno di questi è il nostro castello di Trassilico. Il capitano è Nicolò da Pozzo San Lorenzo e si trova di fronte il duca della Rovere con 500 soldati, come diremmo oggi giorno, professionisti. Ecco cosa accadde quel giorno sulla porta del paese. Io, Francesco della Rovere, duca di Urbino. Sì, sono venuto qua per chiedere il castello. Sì, voglio prendermi il castello di Trassilico. Mi presento, sono il comandante del castello, il capitano del castello, Nicolò da Pozzo San Lorenzo. Questo castello ci è stato dato dal duca d'Est. Non abbiamo intenzione di consegnarvi questo castello. Sappiamo delle vostre mira sulle terre della Garfagnana. Già avete conquistato vari castelli, ma non abbiamo intenzione di consegnarvi questo castello. E voi? Voi vorreste opporvi alla nostra forza? Alla forza di 500 valorosi uomini, ben addestrati? Voi, con questo gruppo di bambini, di donne, una carneficina? Beh, lasciateci il castello. Dateci il castello e non succederà niente. 500 uomini, sì, è vero. 500 guerrieri. Sì, ma nei confronti delle mura del nostro castello non so se basteranno. E so che non avrete senz'altro fortuna nelle terre del Vallico. Non abbiamo intenzione di consegnarvi questo castello. Non io. Non questi uomini e queste donne. Mai! Ah, sì, è così, e allora domani all'alba, noi arriveremo con le nostre spade sguainate e dichiareremo guerra a Trassilico. Domani mattina all'alba attaccheremo. Noi vi aspetteremo e non certo all'interno delle nostre mura, verremo fuori ad affrontarvi. E guerra sia! Il capitano della Rocca di Trassilico, Nicolò da Pozzo San Lorenzo, con i suoi uomini che ammontavano a tutto circa 500 persone, tra vecchi e bambini, riuscì a porre in fuga il duca della Rovere e a difendere la terra.